passa sotto casa mia. È passato anche quando ero piccolo. Quando correva 20 anni. Quell'anno fu l'anno del sorpasso, quando Del Coppi fece quella grande scalata e lasciò via tutti quanti. La città metropolitana di Napoli è pronta per il Tris. Con la consegna ufficiale dei percorsi ha preso formalmente il via, infatti, l'iter che porterà alla celebrazione delle due tappe delle meraviglie del Giro d'Italia, promosse dall'ente di Piazza Matteotti, la nona in programma domenica 12 maggio con arrivo a Napoli e la decima martedì 14 maggio con partenza da Pompei. Due tappe che faranno sì che dopo i successi del 2022 e del 2023, la città metropolitana di Napoli possa nuovamente offrire la sua straordinaria bellezza con il suo carico di storia, arte, cultura e paesaggio ai 700 milioni di telespettatori di audience potenziale dei 190 paesi collegati dai 5 continenti dell'edizione numero 107 del Giro, ma sarà sport e non solo. Le istituzioni e le associazioni che operano nell'area metteranno in campo un intenso programma di iniziative. Le tappe degli scorsi 2 anni che hanno toccato Napoli hanno avuto un record di share televisivo, quindi milioni e milioni di persone hanno potuto ammirare le nostre bellezze, e quest'anno copriremo sia l'area flegrea, quindi con il passaggio per i comuni flegrei, la città di Napoli, si ripartirà da Pompei con tutta l'area vesuviana e poi il Nolano, si toccheranno luoghi bellissimi, ma c'è anche un ricchissimo programma sociale che coinvolge le forze dell'ordine, la marina militare, il tribunale minorile che toccherà anche Caivano, quindi i tanti luoghi della nostra area metropolitana, bellezza, ma anche i luoghi della difficoltà, perché sappiamo che lo sport è un grande strumento di inclusione sociale. La frazione di domenica 12 maggio partirà da Avezzano, Appennino abruzzese, per arrivare a Napoli dopo 212 chilometri. Raggiunto il Tirreno a Minturno, proseguirà lungo il litorale Domizio per approdare nei campi flegrei, toccando il lago Patria, il parco archeologico di Cuma, la terrazza sul mare di Monte di Procida, le meraviglie di Bacoli e Pozzuoli, per giungere, dopo aver superato Posillipo, sullo splendido lungomare di Napoli in via Caracciolo, dove si disputerà la volata finale, cartoline da inviare al mondo. Sicuramente è una cosa molto bella, riusciamo a fare per la terza volta questa tappa del Giro, che poi avrà una doppia valenza perché la tappa successiva sarà fatta da Pompei. Questo è in previsione anche di Napoli Capitale dello Sport 2026, dove la città metropolitana sarà coinvolta in maniera veramente importante. L'altra tappa, la decima di 142 chilometri, prenderà il via dal Parco Archeologico di Pompei, sito patrimonio UNESCO tra i più visitati al mondo, per raggiungere Poggio Marino, che ospita il Parco Archeologico Naturalistico di Longola, il villaggio protostorico noto come la Venezia del Sud, i cui abitanti sono considerati fondatori proprio dell'antica Pompei. Da lì la carovana proseguirà per Palma Campania, la città del carnevale e delle quadriglie, raggiungendo Nola, patria di Giordano Bruno e dei Gigi, patrimonio UNESCO, per poi salutare l'area metropolitana di Napoli verso l'arrivo a Cusano Mutri, lasciandosi alle spalle Cimitile e le sue basiliche paleocristiane. È una grandissima opportunità per Pompei, è una grandissima opportunità per tutta la città metropolitana, per tutta la Campania. È un modo per rendere visibile non solo Pompei, ma rendere visibile tutte quante queste città che ci circondano, dove ci sono cose molto belle da visitare, e quindi l'invito a venire a Pompei e non solo, ma da Pompei spostarsi anche in tutte quante queste città della Campania. La cerimonia di consegna dei percorsi, che ha visto anche la presenza da remoto del direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni, è stata officiata dal giornalista Franco Di Mare. Entrambi hanno sottolineato come il Giro può offrire tanto a Napoli, ma anche e soprattutto che Napoli può offrire cose che nessuna città riesce a offrire, tutte quante insieme nello stesso punto e nello stesso momento.
Napoli è uno straordinario sito archeologico, non uno ma tanti siti archeologici dislocati su un territorio molto grande. Napoli è una città che offre un panorama straordinario di bellezze paesaggistiche che è unico al mondo. Napoli offre la possibilità di visitare siti culturali, non soltanto archeologici ma storici, di qualità elevatissima, tutto concentrato in un territorio che è fatto da una popolazione geniale e accogliente. Io credo che questo sia la chiave del successo di Napoli in assoluto nel mondo, ma sia anche la chiave del rapporto straordinario che si è creato con il Giro d'Italia e questa città. La tappa più vista dell'anno scorso è stata quella di Napoli, 700 milioni di telespettatori, qualcosa vorrà dire.